Ebbene, amici fratelli della Congrega, prima del solito, sono le 7:10, ho mangiato, diciamo, mangiato, mangiato, mangiato. Questo dovrei mangiare, mi ha già rovinato la registrazione, mi sono impappinato, no, ho mangiato dei tortellini. Allora, rimasi impressionato dopo aver visto De Niro in Taxi Driver, tanti, tanti anni fa. Quando ero già grande mentalmente, mi accodai, affiancai a liceali cattoborghesi con le loro madri, frustrate che volevano addirittura castrare me e attenuare questo spirito ribelle da Johnny Boy di Mean Streets. Rivedendo De Niro al top della forma, seppur invecchiato, molto age, rugoso, con questa pelle raggrinzita e con queste smorfie a volte fastidiose. Ho scelto il nuovo personaggio in cui incarnarmi, perché io come Spider di Cronenberg confondo la realtà con l'immaginazione, non lo sapete, mi sono preso anche la patente di schizofrenico da degli ebefrenici, anzi oligofrenici mai cresciuti, che a 16 anni giocavano da Doom Generation a Duke Nukem 3D e puttanate varie guardando i Simpson. Forse io non ero stato chiaro in merito alla mia persona. Ero molto cattivo quando ero piccolo, mi identificavo in Sylvester Stallone, addirittura in Tong Po di Kickboxer, tifavo quasi più per lui rispetto a Van Damme, e poi provai proprio non un disagio, un'inquietudine adolescenziale, un rigetto, una repulsione nei confronti dei miei coetanei, e vivevo per aspettare il nuovo film con Robert De Niro, guardando i film con Robert De Niro che non avevo potuto vedere, data né l'età, non di De Niro la mia, ed essendo nato nel 79, mentre lui nel 43. William Hale, questo personaggio interpretato in maniera magistrale, questo personaggio villain, mefistofelico, forse come il suo Mefistofele, stavolta pronuncio bene, non mi ingarbuglio con la lingua, di Angel Hart, e lo adorai quando lo vidi a 15 anni in C'era una volta in America, in quel film che appartiene alla trilogia del tempo, e io dovrei prendere lezioni da questi bolognesi. Hanno chiuso perché era aperto, hanno barricato la Tor Garisende, ci sono i sensori, tutti questi licei del cazzo, liceo Righi, Sabin, scientifici, classici, Minghetti, Galvani, tutti questi minchioni. Io vivo andando contro la natura dell'uomo, che a una certa età deve seguire un percorso a tappe per essere poi messo al tappeto, sposarsi, figliare e imborghesirsi come Nick Nolte di Cape Fear. Queste cose le avevo già capite a 14 anni e non esternavo per paura delle ritorsioni. Infatti poi ho preso denunce quando enunciai, fui io denunciato, quello che ero davvero, quando andavo nel paese natio dei miei genitori, imitavo Robert De Niro, i ragazzi invece cantavano con Lemon Tree limonando, io ordinavo una limonata, una vodka, anche il Cuba Libre, no, Cuba Libre è venuto dopo, e imitavo De Niro di Hit, La Sfida, tutti erano presi accalorati dalle fighe, fighettine, a fare i fighetti o forse i poveretti, essendo gente del sud, forse ancora disoccupata, come il sottoscritto, occupatosi di qualcosa quando fu obbligato a un percorso riabilitativo per riabilitare i suoi ricordi e ricordarsi che deve essere solo abilitato, a essere, perdonate la ripetizione, se stesso. Quindi, a malincuore voglio confidare a queste persone, sì, che tamponai anche una tizia perché mi aveva obbligato quasi a sverginarmi. Sì, durò un annetto, dal 2003 al 2004, questa relazione. Poi, in casa di questa qua, spaccai tutto, è vero, in quel di Trieste. Quindi, questa è la verità che i miei haters non sanno. Poi incontrai anche un'altra, e poi vari psichiatri. Quando fui ricoverato in una clinica psichiatrica, leggevo Il nome della rosa, l'ho letto varie volte prima di prendere sonno, poi dormivo poco, la sveglia era alle 8, e 2008 attendevo l'uscita in sala di Right to Skill, questo incontro dopo Hit, La Sfida, tra l'altro sottotitolato Sfida senza regole, di John Avnet con Al Pacino e Robert De Niro. Lì c'è Carla Gugino, poco credibile nelle scene in cui la sodomizza De Niro.
Nel 2000 andai matto per il film 50 Minutes, 15 minuti, tradotto in follia, la mia omicida a New York di John Hersfeld, amico fra l'altro di Stallone. Si vede la statuina di Rocky Balboa e ha girato anche un escape plan, no? Lì viene internato, fuga dall'inferno, l'inferno del capolavoro di Alan Parker, Ascensore per l'inferno, Arnold Schwarzenegger. Non ha mai recitato con Schwarzenegger De Niro, con Stallone sì, Copland nel 97 con Pravochak, e quando era Pumark, così si chiama la cittadina originaria dei miei genitori in provincia di Matera, il numero di agosto, con questa bella foto di Harvey Keitel, Sport, di Taxi Driver, Bruno, Angelo Bruno di The Irishman, poi, vabbè, grande amico di De Niro, anche Innamorarsi, Falling in Love di Hugo Grosbard dell'84, Mary Streep, poi Mary Streep, ho detto una cazzata, quasi tutti hanno detto questa cazzata. Non è vero che De Niro non ha lavorato, vabbè, fotografia, fermo immagine, questa immagine, Sylvester Stallone, Ray Liotta, quello di quei bravi ragazzi, Harvey Keitel, De Niro, vabbè, lì nella parte del Lieutenant, non il cattivo tenente, Lieutenant Mo Children, dicevo, stavo dicendo, mi sono perso nei deliri, nei ricordi del De Niro da me visto e rivisto poi. Quindi non voglio rivedere nulla, voglio continuare a vivere così lontano dal chiasso, dalla baraonda, anche se domani uscirò, mi ubriacherò e forse ballerò e farò ridere le persone, deglutendo amarezze o sorseggiando e ingerendo, chissà se digerendo un amaro, un digestivo. Allora, dicevo, Lulu Grosbar, Falling in Love, Copland, James Mangold, quello di Dolly's Restaurant. Cazzo. Sono sempre stato, sì, anche un po' pervertito. Anche bullo come Edward Norton di American History X, che perse l'Oscar contro Roberto Benigni. Si celebrano i suoi 71 anni di età, questo pagliaccio. La vita è bella, sì. Buonismo consolatorio. Vabbè, il figlio come crescerà, quando apprenderà che hanno bruciato viva la madre? E Nick Nolte, che fu sconfitto da Anthony Hopkins nel Silenzio degli Innocenti, e che sconfisse anche Dino di Cheffia. Fra l'altro compaio, sì, ma si vedrà in questo film sperimentale di Darren Aronofsky, quando andai a fare la comparsa. Compaio come comparsa, come figurazione. Ecco. Postcard from Earth. Fra i produttori c'è la produttrice Jay Rosenthal, compagna, partner lavorativa di Robert De Niro. Non so se seguite il Tribeca Film Festival. Io, da quando fu istituito nel 2000, ecco, 2000, ci riagganciamo forse a Midnight Promise. E in quell'anno uscì anche quel film di George Tillman Jr., Men of Honor, da noi tradotto L'onore degli uomini, sarebbe Uomini d'onore. Ultimo doppiaggio di Ferruccio Amendola. William Hale, uno che vuole starsene per i cazzi suoi, uno che è proprio cattivo, non crede all'amore, non crede all'amicizia, neanche virile. Spesso gli amici sono delle persone vili. Uno che probabilmente deve essere stato uno che, quando i suoi genitori andavano a dormire, registrava Playboy Late Night Show, tutte le puntate, le repliche di Baywatch. E più che optare per quella che andava di moda, la bombastica Pamela Anderson, masturbarsi a più non posso su Marlies Andrada. Poi, vabbè, anche Nicole Eggert, un po' troppo piccolina quella, Natizza, quella Marlies Andrada, quella faccia angelica e quel corpo diabolico che spronava a qualcosa di arrapante, indiavolava i miei ormoni. D'altronde, Travis Bickle dice: mi sto orgasmizzando, e manda a fanculo quella puttanazza di Sybil Shepherd, che tale è anche nella vita reale. Infatti, vabbè, aveva trovato Bogdanovich, se l'è incaprettata, inchiappettata, l'ha messa nell'ultimo spettacolo. Poi Scorsese, ipnotizzato dalla sua beltà, ecco,
l'ha messa lì e le ha fatto fare la figura un po' della troia. Qual è? Perché non va con De Niro quando la porta al cinema porno, ma come ti permetti? Ma se sei un vizioso malato di mente, portami a vedere L'età dell'innocenza, dai! Che sarebbe venuto dopo con Daniel Day-Lewis, ma anche sto Daniel Day-Lewis. Le donne naturalmente vanno matte per tipi un po' così, gentleman, un po' la Daniel Day-Lewis, Jeremy Irons, che non vale un cazzo come attore, meglio De Niro, Rodrigo Mendoza di Mission, grande film, Palma d'Oro, con la musica di Morricone. Tornerò a casa, voglio rivedere 15 Minutes, o forse c'è un altro film del 2004, film, uno più brutto dell'altro, 15 minuti, ti presenti i miei, di J. Roach. Poi De Niro è diventato amico anche di Paul Weitz, prima assieme a Jay Rosenthal hanno prodotto About a Boy con Hugh Grant, poi Paul Weitz ha diretto Another Bushy Night in Sac City, questo doveva essere il titolo, doveva esservi Casey Affleck, poi c'è stato quello a proposito di Daniel Day-Lewis, quello del petroliere di Paul Thomas Anderson, e Killers of the Flower Moon non è il petroliere number 2, anche se lo scenografo è lo stesso, Bing Flynn, Paul Weitz, ma anche Little Focus, da noi diventato, allora ti presenti i miei, mi presenti i tuoi, con la coppia Dustin Hoffman e Barbara Streisand, Barbara Streisand, vi ricordate quella canzone di qualche anno fa, vi presento i nostri, e lì c'è l'iniezione, sì, una sorta di depot che viene, depot, sì, l'iniezione, però per sedare Ucedone, di Ben Stiller, e lì c'è Harvey Keitel, vedete, tutto attorno. Sto riprendendo il discorso, sto riprendendo a vivere come cazzo voglio, quindi sì, guarderò un film con De Niro, forse Dirty Grandpa, lo rivedrò, Nonno Scatenato, poi mi scatenerò su Aubrey Plaza, userò il fazzoletto della Kleenex, buono per asciugare lo sperma, che è quella cosa, quella crema, no? Che spruzza, no? Quella crema solare nel film, Zac Efron, bell'uccello. Sì, sono socialmente pericoloso. Ma torniamo al 2008, Right to Skill. Il film fu stroncato impietosamente. Lo sceneggiatore è lo stesso di Inside Man. Strano, però, bravo come sceneggiatore quello di Spike Lee. De Niro doveva lavorare con Spike Lee per fare la cosa giusta. Edward Norton, ma un cazzo, anche se ha recitato con De Niro in The Score di Frank Oz, De Niro rifiutò Gangs of New York per varie motivazioni spiegate nel mio libro Robert De Niro l'intoccabile, era sposato a Grace Hightower, divorziò, poi doveva essere costruito uno studio simil Cinecittà, poi Gangs of New York è stato girato a Cinecittà, vicino agli studi del Grande Fratello, la prima o la seconda edizione, e chissà se Taricone vide Leonardo DiCaprio col binocolo, vedeva quella di Cristina Plevani, ci dava dentro, poi è morto, non si è aperto bene il paracadute. Dicevo, rifiutò Gangs of New York, Grace Hightower, poi la risposò, si separò. La hostess, sapete come avvenne, come venne De Niro? Stava viaggiando per lavoro in aereo, lei faceva l'hostess, questa Nerona. E gli fece un pompino, e De Niro decise di sposarla, ebbe un bambino però con l'inseminazione in vitro, è vero, poi adesso sta con una cinesina Tiffany Chen che quanto pare l'ha fatto dimagrire perché è molto più magro rispetto a The Irishman, ma non perché si è immedesimato lui che ingrassa e dimagrisce, perché ha scopato, a 80 anni praticamente ha avuto un figlio, è conosciuta sul set dello stagista inaspettato di Injury di Nancy Meyers. Con Anne Hathaway, inizialmente doveva esservi Reese Witherspoon, Edward Norton, The Score di Frank Oz, ecco, poi Stone, no, Sharon Stone di John Curran, che è un adattamento da parte dello sceneggiatore da un pezzo teatrale. Lì c'è Milla Jovovich, De Niro accettò di girare questo film soprattutto per palpare il seno di Milla Jovovich, e c'è una scena anche abbastanza spinta. Di un De Niro molto vecchio che però ci dà dentro. Edward Norton viene dimesso, diciamo, da quella sorta di ospedale psichiatrico, il carcere, perché concede a De Niro la figa di sua moglie, che fra l'altro va con tutti, e viene rilasciato su cauzione dietro la sua erezione. Questo è Stefano Falotico.
Signore e signore, adesso vado qui in mezzo a questi vecchi, mi trovo bene con quelli di una certa età. Si cazzeggiano, ti chiedono cosa fai nella vita. Anzi, se dici scrivo di cinema, cazzeggio e mi filmo in macchina, sono felici e non ti danno la patente di sfigato, a differenza di vecchie frustrate di merda pensionate, di balordi e di cazzoni vari, che da me riceveranno soltanto cazzotti e continuerò a vivere come voglio, a fumare, a ubriacarmi. E a non deglutire e bermi tutte le vostre cazzate. Buonanotte, salutata ma assorta che era puttana da mamma.